amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare delle qualificazioni al prossimo campionato del mondo di calcio del 2026 che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, un mondiale che da 32 passa a 48 squadre, quindi una formula completamente rivoluzionata che si poi snoderà con 16 gruppi di 3 squadre, poi sedicesimi di finale, ottavi, fino alla finale che si disputerà a New York. In vari continenti sono già iniziate le fasi di qualificazione, a cominciare dal Sud America, che prevede 10 squadre in un unico girone, da cui usciranno 6 qualificate più la settima ammessa agli spareggi intercontinentali. Una formula, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, che ha fatto molto storcere il naso all'opinione pubblica, perché su 10 squadre 6 qualificate, addirittura il 60%, più la settima ammessa agli spareggi, 90 a partite per eliminare di fatto solamente 3 squadre, dicevo, una formula che ha fatto molto storcere il naso. Ma vediamo a che punto siamo con questo girone. Si è svolto già un terzo delle partite. La classifica vede in questo momento l'Argentina in testa con 15 punti, i campioni del mondo in carica, quindi non dovrebbero di fatto avere molti problemi a raggiungere la qualificazione, seguiti dall'Uruguay, un'altra delle grandi del calcio sudamericano, nonostante sia uno dei paesi più piccoli, 13 punti per la Celeste. Colombia segue con 12 punti, il Venezuela a sorpresa al quarto posto con 9 punti. Il Venezuela è l'unica nazionale sudamericana finora mai presente in una fase finale del mondiale. L'Ecuador ha 8 punti, nonostante i 3 punti di penalizzazione per precedenti problemi riguardo giocatori non eleggibili per la nazionale. Al sesto posto troviamo il Brasile, che sta avendo molte difficoltà in questo momento. I brasiliani sono all'ultimo posto utile per la qualificazione, hanno solo 7 punti, ma crediamo che possano presto risalire la classifica. Al settimo posto c'è il Paraguay con 5 punti, ammesso in questo momento agli spareggi intercontinentali, ma la strada è ancora molto lunga. Gli ultimi 3 posti sono occupati dal Cile con 5 punti, Bolivia 3 punti, chiude la classifica il Perù con 2 punti. Questo è quanto riguarda il girone sudamericano. Ci sono altri continenti in fasi avanzate, per esempio l'Asia, che vedeva ai nastri di partenza 46 squadre, porterà al mondiale 8 squadre più una ammessa agli spareggi intercontinentali. Siamo nel corso del secondo turno, che vede in corsa 36 squadre, 10 squadre sono state già eliminate nel primo turno. Questa seconda fase ci sono 9 gironi da 4 squadre, le prime 2 di ogni girone, per un totale di 18 squadre, raggiungeranno il terzo turno di qualificazione. Poi c'è l'Africa con 54 squadre ammesse alla fase di qualificazione, ridotte poi a 53 per il ritiro prima di iniziare dell'Eritrea, che permetteranno a 9 squadre più una agli spareggi intercontinentali di accedere al mondiale. Ma parliamo ora del girone nord-centroamericano, la cosiddetta zona CONCACAF, che ha dato il via al proprio turno di qualificazione. Si è svolto già un primo turno preliminare delle 32 squadre ammesse alle qualificazioni. Le ultime 4 del ranking nordamericano hanno dovuto disputare un turno di spareggio. La nazionale di Anguilla ha eliminato quella di Turks e Caicos dopo i calci di rigore, dopo i 2 pareggi nelle 2 sfide andata e ritorno. Quindi nazionale di Anguilla clamorosamente qualificata, essendo l'ultima del ranking nordamericano, mentre nel derby, diciamo così, tra Isole Vergini britanniche e Isole Vergini americane, anche qui doppio pareggio e anche qui vittoria ai calci di rigore per la squadra tra virgolette britannica, che quindi supera il primo turno. Quindi al secondo turno, alle 28 già ammesse, si aggiungono queste 2 squadre per un totale di 30, che sono state divise in 6 gironi da 5 squadre. La formula è molto semplice: un girone di girone all'italiano di partite di sola andata, quindi 4 partite per ogni squadra, le prime 2 accedono alla fase successiva. Alla fine saranno 3 le squadre qualificate al mondiale più 2 agli spareggi intercontinentali, in quanto uno riservato ad ogni continente tranne l'Europa, mentre il secondo è destinato alla nazione, a una nazione del continente che ospita il mondiale, in questo caso proprio quello nordamericano. Vediamo la composizione dei raggruppamenti, cominciando dal gruppo A, che vede ai nastri di partenza Honduras, Antigua e Barbuda, Cuba, Bermuda e Isole e Cayman. Il gruppo B vede Costa Rica, Trinidad e Tobago, Saint Kitts e Nevis, Grenada e Bahamas. Il gruppo C con Haiti, Curaçao, Saint Lucia, Barbados e Aruba. Gruppo D con Panama, Nicaragua, Guyana, Montserrat e Belize. Gruppo E con Giamaica, Guatemala,
Repubblica Dominicana, Dominica e le qualificate Isole Vergini Britanniche, mentre il gruppo F, l'ultimo, vede El Salvador, Suriname, Porto Rico, Saint Vincent e Grenadine e la qualificata Anguilla. Questo quindi il quadro del continente nord e centroamericano. Ci sono ancora dei continenti che ancora devono dare il via al proprio girone di qualificazione. Uno di questi è l'Oceania, 11 le squadre che parteciperanno alle qualificazioni a partire da settembre del 2024. Le ultime 4 si giocheranno dei playoff per quanto riguarda un primo turno. La vincente si aggiungerà alle altre 7 per la fase a gironi. Da questo raggruppamento uscirà l'unica squadra qualificata della prima volta per il continente oceanico che avrà una squadra direttamente qualificata al mondiale, mentre una seconda squadra sarà ammessa agli spareggi intercontinentali. Mentre per quanto riguarda l'Europa, l'ultimo continente che darà il via alle qualificazioni, le 55 squadre, ammesso che possa partecipare anche la Russia, altrimenti saranno solamente 54, porteranno, l'Europa, dicevo, porterà 16 squadre qualificate rispetto delle 13 dell'ultima edizione, 12 di queste usciranno dal girone di qualificazione, le 12 prime dei 12 gironi in cui saranno divise le squadre, mentre gli ultimi 4 posti saranno riservati alle seconde classificate più le 4 migliori della prossima Nations League, che si giocheranno quindi gli ultimi 4 posti a disposizione. Bene, si chiude qui questa puntata. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!